Ritorna l'appuntamento con Pianeta Caritas, Pianeta Carità. Anche questa settimana do il benvenuto a Don Domenico Facciorusso, direttore della Caritas di Manfredone Avieste San Giovanni Rotondo. Ciao, Don Domenico, e bentrovato. Grazie, un abbraccio sempre a te e a quanti ci seguono. È una gradita presenza, un'amica ormai di Telepadre Pio che ritorna, la professoressa Cinzia Patrizio, direttrice della Scuola Paritaria Ospedaliera presso Casa Sollevo della Sofferenza. Bentrovata, Cinzia. Grazie, grazie e ben a voi, grazie per l'invito. Allora, Don Domenico, nel mese di novembre dello scorso anno, ci siamo ritrovati a parlare dei diritti dell'infanzia con uno sguardo particolare ai bambini che ehm, vanno a scuola, presso caso sollievo della sofferenza, la scuola in ospedale. Abbiamo parlato di un progetto di Rittopoli. Oggi, a distanza di eh, tanti mesi, eccoci a, a tornare sull'argomento perché. Sì, vogliamo un po' ecco aggiornare sullo sviluppo di questo progetto che ha come finalità principale quello di aiutare i ragazzi un po' a conoscere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, conoscerli non soltanto su larga scala ma anche eh, vederli anche disattesi oppure no, vederli eh, presenti nel loro mondo, nel loro, nel loro ambiente. È un progetto anche solidale eh, che ha lo scopo anche di aiutare i ragazzi ad essere impegnati a costruire un mondo più giusto attraverso anche l'impegno di riflessione ma anche di traduzione in pratica. Qual è stato il ruolo, professoressa Patrizio, dei, eh, il suo ruolo, il ruolo dei ragazzi che hanno partecipato a questo progetto? Concretamente che cosa avete fatto? Certo. Va bene, il, il progetto è partito, se vogliamo, ecco giusto un, un piccolo accenno dalla, dalla proposta del MiUR per quest'anno verso una scuola amica. Quindi ci siamo iscritti a questo progetto e poi l'abbiamo intitolato Dirittopoli. Concretamente i nostri ragazzi hanno conosciuto la Convenzione dei diritti dei bambini e della, degli adolescenti. In particolare però loro li hanno vissuti perché li vivono questi progetti concretamente all'interno di una struttura ospedaliera. Ne abbiamo esaminati alcuni eh, prendendo diciamo dalla nascita fino a che il ragazzo è adolescente e concretamente abbiamo detto e abbiamo scritto e abbiamo operato su quanto loro vivono il progetto vivono il diritto e quindi il diritto alle cure, il diritto all'alimentazione, il diritto al gioco, il diritto all'istruzione e così via, il diritto alla famiglia, vissuti all'interno. Una struttura. Vissuti dunque nel loro caso all'interno all dell'ospedale, che è una uh, realtà ecco, delicata, certo. anche ecco, uh, difficile, però abbiamo imparato grazie alla sua testimonianza anche a comprendere che i ragazzi uh, vivono il loro essere studenti, il loro essere alunni con grande serenità. Quindi, um, come dire, eh, non si toglie loro la bellezza anche del frequentare la scuola, il diritto all'istruzione. Esatto. Ecco. Sì, sì, sì. Non solo non si toglie la bellezza, ma lo vivono con, veramente con gioia, con responsabilità. Loro si sentono veramente alunni. Qualche volta qualcuno mi dice, mannaggia, devo andare a fare la terapia. È come per dire che ci sto a fare qua. Io sono a scuola, non, non devo, non posso fare altro. Sì. <ride> È bella questa, questa realtà. Don Domenico, eh, invece, i ragazzi eh, più grandi, appunto i ragazzi dell'Istituto Roncalli, in questo caso eh, ragazzi di scuola superiore, che cosa imparano da questo progetto? Sì, sono queste due scuole che appunto uh, unite in questo progetto di Topoli, la scuola appunto Patria Spaldiera, qui di San Giovanni Tondo, e poi la, la scuola. Sono roncari di Manfredonia, sono circa 250 ragazze di biennio a cui è stato proposto di fare questo percorso didattico ed educativo. Una scelta libera o una scelta Sono progetti di istituto, di istituto nel senso che la scuola ogni anno definisce dei progetti e quindi li propone, li propone eh, come affinità educativa, didattica, proprio programmata, eh, a, a alcune classi conoscette. Eh, ne sono tante le classi del, del bienno eh, nel Roncalli di Manferogna abbiamo scelto appunto 12, 12 classi del biennio. e in questo modo cosa imparano? intanto imparano a, a sapere a, a espoverare che questi diritti qua sono presenti nel mondo e sono ahimè disattesi ma anche imparano in qualche modo a capire che accompagnati attraverso una formazione graduale, che loro stessi devono essere artefici di un mondo più giusto rispettando i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, perché si parla non soltanto dell'infanzia, ma si parla appunto dell'adolescenza, si parla anche della loro età, quindi è un discorso dove che vede loro stessi coinvolti e che si colora anche di una nota solidale in quanto attraverso la teledattica, attraverso Skype, no? Questa videoconferenza, i formatori hanno modo di, di, di parlare a due scuole in contemporanea, stando in, due luoghi, eh, in un, luogo, un unico luogo, ovviamente con, con una lezione appunto no, mandata eh, tra via Skype in due, due realtà diverse. E questo incolosisce anche i ragazzi, sono più, più attivi, anche appunto, invitati a, a impegnarsi e soprattutto no, invitati a riflettere attraverso un, un percorso formativo guidato da formatori. In tal senso, a riflettere su come, eh, come i ragazzi possono contribuire a un mondo più giusto di rispetto dei diritti partendo da loro stessi. Immagino anche che i ragazzi delle scuole superiori, in questo caso appunto Del Roncali di Manfredonia, si rendano conto dell'importanza del diritto alla salute. Certo, lo saranno conto perché appunto hanno a che fare con una realtà dove eh, appunto si sta avviando un progetto di guarigione, ecco diciamo uh -huh. così, e quindi vedono che eh, in questi luoghi di sofferenza, di speranza insieme, che è appunto il mondo spadaliero, in questo raffronto hanno modo di riflettere sul valore della vita, insomma, eh, soprattutto sul valore che è fondamentale no, della, della vita, che è appunto il diritto alla salute. E non è soltanto salute intesa come mancanza, appunto come malattia, ma anche come ricerca del benessere, quindi, salute come un benessere, stare bene con se stessi. Che cosa si vuole dire? Che anche l'alunno, no, l'adolescente che appunto sta, sta, sta bene con la salute, di per sé, nell'affronto con una realtà ospedaliera, ha modo di affinare che il benessere va sempre difeso, va promosso per sé e per gli altri. È così, professoressa Patrizia. Esattamente così. Certo, i ragazzi e i nostri danno testimonianza, no. innanzitutto, che la dignità di una persona di un bambino malato non si perde, forse si acquista, anzi si valorizza, si impreziosisce la vita e con la loro, la loro testimonianza e la loro creatività danno l'esempio. I ragazzi, perché poi io li ho impegnati dai 6 fino ai 16-18 anni, fino a quando abbiamo noi ragazzi l'età dei ricoveri, eh, si rendono conto di questa realtà eh, che è diversa dalla loro. Gli esterni, chiamiamoli così, che erano loro, tra l'altro qualche mese prima, eh, si rendono conto di, di quanto importante sia la salute, che non va sciupata la salute, non va nemmeno presa così alla leggera. E la salute all'interno di un ospedale che è venuta meno può in quel caso dimostrare quanto il resto valga ancora di più. È vero, è una grande testimonianza quella certo. di questi ragazzi, ne di questa... tutti i ragazzi che sono ricoverati, noi prendiamo ad esempio i nostri di caso Sollievo della sofferenza, certo. ma anche di altri giovani, di altri bambini, sì. quindi che la salute non va sprecata un momento. La salute appunto non va sprecata, che è un dono, un dono per se stessi ovviamente, ma anche per gli altri, in che senso che io che sto bene ora ho, ho il dovere, eh, quasi anche il dovere morale, di poter di, di pensare a, a chi ahimè, eh, la salute è un po' a rischio. Quindi avviate un progetto di guarigione quindi in qualche modo cercare di contribuire anche a distanza in questa alleanza terapeutica nel senso che il mondo scolariere ospedaliero che, eh, no, soprattutto il mondo scolastico che opera nel mondo ospedaliero cura la parte sana del, del paziente, no? i medici hanno il compito di curare la malattia, noi ci riferiamo come mondo del volontariato esterno alla, alla parte sana e, e poi anche noi che stiamo dall'esterno entriamo in punto di piedi nel mondo ospedaliero perché? Perché, eh, perché ci accorgiamo diciamo, che l'ospedale diventa una cattedra a valori importanti. Ci accorgiamo anche che i giovani di Manfredonia, quando ritornano da San Giorno Tondo, appunto, ritornano più arricchiti, più umani quasi, no? nel senso che riscoprono certi valori che prima forse in maniera, in maniera teorica sentivano nelle aule scolastiche. Si parla dell'accordo scuola-territorio, cioè, come la vita, ciò cioè che è la scuola può in qualche modo se accompagnata da, da educatori, da insegnanti, può essere una scuola autentica, la, quella che sta fuori, a valori importanti, costitutivi. E poi ne parliamo in questa sede perché? Perché è un, un, è un atto anche eh, di volontariato, è no? un, un atto di solidarietà, nel senso che la scuola attraverso un progetto realizza un'azione solidale verso persone che sono meno fortunate. È importante anche la presenza e l'appoggio dei professori e dei dirigenti scolastici. Adesso ascolteremo tra qualche istante le parole del dirigente scolastico del Roncalli. Sì, è bene. il referente progettuale del progetto di Rittopoli, eh, che è di Candia, che appunto ha preso a cuore eh, insieme con me, coordina questa fase progettuale. È importante che l'insegnante sia motivato e senz'altro sono tanti insegnanti motivati a questi progetti e soprattutto che abbiano questa, questa capacità dialettica, di sapere appassionare i ragazzi, appassionare non soltanto nel, nel, nel tema che è quanto appassionante che è appunto i diritti dell'infanzia e adolescenza, in quanto è un tema che parla della vita dei ragazzi, ma in quanto ecco, sono testimoni. È un insegnante che diventa testimone di ciò che dice perché, perché crede in ciò che dice e in qualche modo rispetta i ragazzi perché li accompagna in un percorso di maturazione umana. E allora ascoltiamo le parole del professor Di Candia. All'interno della nostra programmazione di istituto quest'anno ci siamo occupati di un progetto particolare che, viene, che abbiamo denominato Dirittopoli, la città dei diritti. E attraverso questo progetto vogliamo sensibilizzare i nostri alunni alla, alla cittadinanza educativa europea ma soprattutto al discorso del volontariato attraverso anche il dono del diritto di sensibilizzare questi alunni eh, verso un approccio diverso attraverso una metodologia nuova che è chiamata ricercazione. Eh, cioè, cerchiamo in tutte le maniere di, proprio di sensibilizzare questi alunni attraverso questa ricercazione, ma soprattutto per coinvolgerli nel miglior modo possibile, anche perché abbiamo bisogno di una nuova didattica per stimolare tutti gli alunni e per far sì che questi progetti possano dare lustro non soltanto alla scuola, ma soprattutto possono dare lustro a loro stessi, perché è molto importante eh, far recepire agli alunni gli aspetti fondanti di un determinato progetto. E in questo progetto diritto poli eh, noi abbiamo studiato e stiamo studiando i diversi aspetti eh, dalla Costituzione europea ma soprattutto anche dalla Carta dei diritti costituzionali dell'ONU e soprattutto il diritto di questi bimbi che hanno all'istruzione, all'alimentazione, al gioco e a quant'altro. E certamente attraverso questo, studio, attraverso questo studio noi vediamo che eh, tutti quanti abbiamo bisogno di una società molto più sana, ma soprattutto una, città, una società che ci possa dare un supporto tale da dire ai nostri alunni che bisogna comportarsi in questa maniera. Il progetto di Ritopoli vede coinvolte 11 classi del biennio del liceo Roncali di Manfredonia, però a questo progetto partecipano anche gli alunni della scuola paritaria di Casa Sollievo della Sofferenza, gestita dalla, professoressa, dalla direttrice, eh, professoressa Cinzia Patrizio. Perché, questo, perché vogliamo eh, questo incontro soprattutto con gli alunni della scuola paritaria, perché i nostri alunni devono capire il dono della vita, perché molto probabilmente i nostri alunni sono più fortunati rispetto a quegli alunni che andiamo ad incontrare annualmente. Oramai sono cinque anni che incontriamo dei ragazzi presenti nel reparto e vediamo come noi siamo più fortunati rispetto a questi ragazzi che soffrono ehm, di patologie abbastanza forti. Don Domenico, dunque, l'importanza appunto che i professori, i docenti, i dirigenti siano motivati, hanno accolto, mi pare di aver percepito anche dalle parole del professor Di Candia con grande apertura questa, sì. questa tua idea. Eh, questa nostra idea, lui è, è il coordinatore progettuale di diritto per, per, per quanto riguarda la scuola Boncari di Manfredonia. Eh, ci sono ben 12 docenti, ogni docente ha una classe di 20-25 alunni eh, del biennio che vengono accompagnati in un percorso formativo attraverso anche quest'anno con la stessa Patrizia. Abbiamo avuto l'idea di realizzare dei, mini, dei clip eh, uh -huh. proprio attraverso persone che con competenza, ma anche con passione perché credono in ciò che fanno eh, hanno presentato un diritto. Per esempio il Crown riguardo al diritto al gioco, al sorriso, eh, il sorriso <ride> appunto no? il dottore il professor, eh, della Dogana, che è primario del reparto oncologico di Padangelo Tondo, il diritto alla salute, il tutto a gruppi no? di genere ospedaliero, il diritto alla famiglia: non so, il diritto quindi all ciascuno di loro ha uh, interpretato, sì. utilizzo questo termine, un diritto Sì, sia come appunto competente, ma anche come, come appunto testimoni, in quanto uh -huh. sono persone impegnate in questo settore, il diritto all'istruzione l'ha sviluppato la Patrizio Dando un colore più all'istruzione del tempo ospedaliero, ma anche a Manfredonia, eh, il professor di Canti ha, ha sviluppato il diritto no, alla una giusta alimentazione, partendo dal locale ma andando anche al, quasi no, al mondiale, perché il mondo è una casa. Insomma. Esatto, Una, un bel insegnamento quello certo. che state dando attraverso questo progetto. Yeah. Eh, professoressa Patrizio, anche se ormai il Natale è, <ride> è alle spalle, eh, però avete dedicato la consueta recita eh, natalizia con i bambini della scuola a questo progetto, sì, a questa iniziativa. Sì, sì. Ce ne sì, parli? Sì. Quest'anno in realtà, come tutti gli anni, qualcosa per Natale sempre si fa, le classiche recite. Allora, eh, prendendo spunto da questo diritto, ho pensato di realizzare anche la recita natalizia. Uh, con questo aspetto, tant'è che ho dato il titolo Natale a dirittopoli, quindi in pratica uh, i vari ragazzi hanno illustrato i vari diritti con uh, poesie in inventate, articoli, insomma, ho articolato sotto questo aspetto. È, stata, insomma, È um... stato un successo. Però, quando <ride> devono interpretare un vero sì, <ride> oppure, appunto, quando c'è una recita da preparare, che, mh, da quale spirito sono animati, da quali sentimenti? Ma ai eh, ragazzi piace recitare, io ho notato questo. Insomma, forse un po' a tutti piace essere protagonisti, ma poi i ragazzi non solo lo sono, ma lo sanno proprio. Cioè, entrano veramente nella, nella parte e alcuni di loro veramente hanno dimostrato delle capacità di, di, di recitazione. Che non è che noi abbiamo questo grandissimo come dire, tempo, nel senso che non possiamo organizzarci, fare le prove o quant'altro, perché magari in quel momento non sta bene, devi aspettare un po', però ci si arriva con grande fatica, ma ci si arriva alla conclusione. E l'impegno che all'ultimo minuto viene fuori. È grandioso, è spettacolare, cioè loro forse si meravigliano ma noi siamo, forse Don Domenico ha assistito, noi siamo veramente come dire incantati dal, dalla loro recitazione. Quello che mi colpisce Don Domenico, e eh, vorrei condividere questo sentimento anche con coloro che ci seguono a casa, quello che mi incanta di quello che dice eh, la professoressa Patrizio è questo, questo senso di famiglia che c'è nella scuola di Casa Sollevo della Sofferenza. Lei parla di questi bambini come se fossero davvero suoi figli ed è anche l'entusiasmo no, nel portare avanti alcuni, alcuni progetti. Eh, quindi questo è, è notevole, professoressa, ed emerge chiaramente. Sì, è importante creare un clima familiare perché la famiglia ha in sé l'affetto, soprattutto ciò, ecco ciò che tende a una famiglia è l'affetto. Poi eh, questo discorso vale, secondo me, ovunque, non soltanto nel mondo ospedaliero, soprattutto nel mondo ospedaliero, ma anche nel mondo anche scolastico: no? la scuola è una comunità scolastica fatte di regole ovviamente, però senza, senza appunto, no, mancare sull'aspetto no, della, della stima, da, da, anche del volere bene, no? soprattutto il volere bene dei ragazzi, perché in fondo l'insegnante come educatore cerca il bene dell'alunno ma è importante che, che si crei un clima familiare, perché? Perché soltanto l'amore, la stima può lenire nel tempo quelle ferite che, si, che la persona si porta dentro eh, si, si crea un'alleanza intorno alla fascia più fragile, in questo caso i bambini ammalati, ragazzi ammalati eh, nel loro progetto di guarigione eh, ma, eh, ma se questa, questa alleanza se non è concorsa attraverso persone che ci mettono la passione oltre che appunto la competenza eh, resta oh, ecco, un vuoto, resta, resta una, una campana stonata, qualcosa che, no, che che, che sì, è bello vedersi, ma in realtà non dà, un, non dà un sapore di salute, non dà un, un contenuto. Questo vale appunto soprattutto nel mondo ospedaliero, ma vale anche nel mondo scolastico. Quando, vediamo, quando gli alunni vedono degli insegnanti che, che si, si percepisce che non soltanto la passione no, per, per la disciplina che insegnano, insegnano ma anche percepiscono eh, la stima che gli insegnanti hanno verso l'alunno, no? Che si vede attraverso tante, tante, tante forme, attraverso la comprensione, attraverso no, l'empatia, allora è importante. Certo, occorre distacco educativo no, tra insegnante e alunno, ma questo distacco non deve essere appunto una, una simulazione, un un eh, ma deve essere una, una presenza fatta di, di stima, fatta di, di comprensione reciproca, fatta soprattutto della de, de ricerca del benessere che va costruita insieme. Gli alunni devono fare la loro parte, devono essere passivi, ma l'insegnante anche deve appunto, e lo sta facendo con, molti lo fanno con tanta passione, deve averci la sua parte nel, nel, nel creare appunto no, questa alleanza, questa alleanza intorno a persone in difficoltà. Tu Don Domenico ormai sei nella scuola da diversi anni, insegni, religione. Eh, che cosa impari giorno dopo giorno dai ragazzi? Creando ponti, lo diciamo, non muri? I ragazzi hanno, hanno in sé indettamente la capacità, secondo me, di, di insegnarti anche a. Intanto ad, ad aggiornarti, <ride> aggiornarti non soltanto nelle capacità della disciplina, nel no? sapere no? uh, spiegare ciò che sai, ma piuttosto nell'aggiornarti nel, nel linguaggio, no? nella comunicazione, che è fondamentale. Talvolta si, si può rischiare che uno è un bravo insegnante perché perché è un grande studioso, ma in realtà magari forse manca proprio la capacità dialettica. E quindi allora per me insegnante, me sacerdote, anche io lo faccio come missione nel mondo scolastico, perché come il mio compito la mia fetta più consistente è nel mondo Caritas, uh -huh. vivo nel certo. mondo scolastico perché, per due motivi soprattutto, il primo motivo è quello perché ritengo che la Chiesa debba continuare a investire molto più risorse nel mondo giovanile, soprattutto i giovani che sono un po' più lontani dal nostro ambiente, no? l'adolescenza in età, bella ma anche fragile. Un po' di contestazione. Ecco. <ride> e pertanto allora anche per un prete fa bene insomma stare in un'aula dove introvo i ragazzi che la pensano in maniera diversa da quei giovani che frequentano la parrocchia e fa bene anche a questi giovani che sono appunto nel mondo scolastico, incontrare un prete che con delicatezza, in modo giovane, ecco, li, 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 li aiuta un po' a, a conoscere meglio cosa è la Chiesa, no? la Chiesa non è precetto, non è comandamento, la Chiesa è amore, so, libertà, eh, ma anche responsabilità ovviamente. E poi l'altro motivo è che i ragazzi hanno questa capacità appunto di insegnati, insegnarti, insegnarti uh, certi, certi, ad essere più umani. A saper dire delle cose belle e alte, ma attraverso un linguaggio loro rispettoso, vicino. E poi è bello anche vedere nel mondo dello scienziato, che è un'età così delicata, così fragile, ma anche così bella, i eh, ragazzi, anche nel mondo del volontariato, noi anche qui spesso parliamo di questi progetti che, che accompagnano il mondo del triennio, del mondo ecco, del volontariato, incontrare ragazzi che, che sanno appassionarsi, no? ci credono in ciò che fanno, e senza responsabilizzarli più di tanto, proprio accompagnandoli un passo alla volta, hanno la, la possibilità di, 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 di far conoscere quei talenti che il Buon Dio semina nel loro cuore. E lei, professoressa Patrizio, che cosa impara quotidianamente dai suoi alunni? Eh, cosa imparo? Sono lezioni continue le nostre, non quelle che diamo noi, ma quelle che effettivamente ci danno loro. Io vedo tanta maturità, tanta, tanta, tanta maturità, ma dai, dai più piccoli, dai più piccoli, a volte ci chiediamo, noi li vediamo attaccati, loro vivono, attaccati tutto il giorno, anche la notte, alla Flebo. È venuto da, da qualche mese, insomma, un bambino molto piccolo, un anno e mezzo, ed è molto sveglio, quindi cammina già. Vedere questo bambino non lo vedi perché in pratica vedi una cosa che cammina la flebo, cioè a quell'età quando il bambino deve correre da solo, spensierato, salire sui cassetti, come è tipico, no? Certo. Eh, avanti e indietro. Eh, responsabile si guida, lui guida la sua macchina che è la flebo, va in giro con questo con una, come dire, eh, sì, maturità, ma anche proprio saperlo fare, sapersi guidare, quindi maturità. Non lo so, non so usare l'aggettivo, sono questa. E poi ci danno tanto coraggio. È il sorriso che noi vorremmo dare. Al mattino tu arrivi carica perché hai voglia di vederli. E loro ti aspettano già davanti le porte con il sorriso. E la cosa più bella che ogni giorno dice, non è che sono io qui che forse dovrei o potrei fare o dare qualcosa, ma sono i ragazzi che ci riempiono di maturità e di esempi. E di amore, questo, questo lo dobbiamo riconoscere. Questo è fondamentale. In conclusione, Dirittopoli, eh, la città dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza oggi, vedrà il suo eh, culmine il prossimo 20, 20 febbraio. 20 febbraio, sì, concordata Che cosa succederà? Stamattina. Succederà che ci incontreremo, alla presenza naturalmente dei nostri grandi <ride> responsabili, quindi ci sarà la presenza di Sua Eccellenza, il, il Presidente dell'ospedale, eh, Monsignor Arcivescovo Michele Castoro, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, insomma i vari dirigenti dell'ospedale, naturalmente tutto il Roncalli impegnato, con eh, i ragazzi che si sono impegnati, ma credo che una buona fetta di, di professori anche sarà presente, il dirigente ci saremo noi. E, mh, una sorpresa magari che sto cercando di mettere a punto in, in questi ultimi minuti di qualche persona, un garante che... Ehm possa, essere presente. Sì, che possa ecco. essere presente. E allora, Don Domenico la promessa è quella di ritornare sì. prossimamente sì. nei nostri studi e condividere questa giornata, magari con immagini. Certo. Ecco, che eh, vi ha visti protagonisti, ma soprattutto ha visto protagonisti eh, i ragazzi. Vuoi concludere con. Sì, aggiungere solo questo, che il, il, il luogo sarà appunto no, l'ospedale. Il sollievo della sofferenza. sofferenza. E che ci piace sottolineare che eh, sta realizzando, almeno per noi, ma noi che siamo a Manfredogna, ma anche per noi come diocesi. No, un aspetto molto importante. L'ospedale non è soltanto l'ambito della cura della malattia, ma anche l'ambito di promozione di valori. E quindi andare in ospedale, andare a essere ospitati. Eh, da, dal nostro arcivescovo no, che è presente appunto dell'Opera ma soprattutto dal dottor Krupp che è dirigente ed è sempre così cordia, così aperto ospitate nel cuore dell'ospedale nella sala conferenza dell'ospedale a vedere questi ragazzi che con, con viva partecipazione ascoltano e concludono il loro progetto perché è bello che noi siamo edu educatori che accompagnano a realizzare loro il loro progetto loro lo, vi lo vivono concretamente questo mi sembra una cosa molto bella l'ospedale attraverso il carisma di Padre Pio realizza anche questo, questa forma di prom promozione diventa un ambito, un'opera segno che educa al rispetto dei, dei valori della vita. Non a caso, il mese di febbraio è un mese segnato dalla giornata della vita, ma anche dalla giornata mondiale di preghiere per, no, mm -hmm. per, per gli ammalati. La scelta non è stata casuale, ma l'abbiamo voluta perché, perché è un luogo segnato dalla sofferenza, ma anche dalla speranza. I ragazzi che vengono dall'esterno, attraverso sto, questo, pro, questo progetto di Rittopoli che lo stiamo raccontando, lo stiamo sviluppando con loro, diventa un luogo dove i ragazzi possono, attraverso lo, anche l'ospedale, essere lanciati a quei valori importanti perché la vita è un dono ma è anche un compito da realizzare per sé e per gli altri. La vita come dono, la vita come compito, la vita come testimonianza per gli altri. Bene, grazie alla professoressa Patrizio. Un saluto, questa volta lo porti davvero con grande affetto a tutti i bambini grazie. della scuola ospedaliera grazie. paritaria di Casa Sollevo della Sofferenza. Grazie. grazie, grazie. E un saluto anche a Don Domenico Facciorusso, direttore della nostra Caritas. Bene, pianeta Caritas, pianeta Carità, termina qui. Ci vogliamo congedare da voi con queste immagini. Alla prossima settimana.